Ciao ragazzi, allora qui siamo al video per fare la mezza maglia alta. Io ho preparato 9 catenelle e ora vi spiego perché non è più 10 catenelle più una, ma 9 catenelle, perché noi dobbiamo creare una sorta di mezza maglia alta che sostituirà la prima, cioè fatta di 2 catenelle, che sostituirà la prima maglia, mezza maglia alta. Quindi, dopo aver fatto queste 9, facciamo una e due catenelle. Quindi poi contiamo da qui 1 e 2 e dobbiamo agganciarci qui alla terza. Quindi prendiamo il filo, entriamo nella terza catenella dall'uncinetto, facciamo passare il filo. Poi dobbiamo riprendere il filo e far passare prima da queste due e poi dall'ultima. In questo modo abbiamo fatto due mezze maglie alte, cioè la prima costituita da 2 catenelle e la seconda una vera e propria, un'effettiva mezza maglia alta. Andiamo avanti. Facciamo nello stesso modo, facciamo passare il filo da tutte e tre le asoline. Quindi riprendiamo il filo, vedete? Sono una, due, tre. Prendiamo il filo prima da due e dall'ultima, e così via. Dobbiamo ottenere così 10 mezze maglie alte. Cerco di andare un pochino più piano in modo che lo capite, ma penso che l'avete capito. Ecco, vedete? Oh, abbiamo finito. Allora, contiamo. La prima mezza maglia alta è questa, abbiamo detto, costituita dalle prime 2 catenelle, che sono 1 e 2, quindi queste. Quindi contiamo 1, poi 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A questo punto dobbiamo fare 2 catenelle, quindi una e due. Giriamo il lavoro come abbiamo fatto con l'altro video, nell'altro video. Facciamo lo stesso procedimento. Questa sarà sempre la mezza maglia alta costituita però da 2 catenelle. Quindi noi dobbiamo entrare nella prima e fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Quindi questo. Una. Attenzione qui però, si presenta il lavoro è differente dalla maglia bassa, perché noi abbiamo qui una riga di catenelle o comunque di filo che potrebbe ingannarvi. Quindi voi dovete sempre prendere, osservare, ecco, in questo modo sono queste le catenelle che dovete agganciare, dove vi dovete agganciare. Quindi entrate da qui e non da qui, da qui, e prendete le due, quelle che sono dall'altra parte, e fate la mezza maglia alta in questo modo.
Quindi questa non la contate, questa che sta in basso, questa qui, non la contate. Dovete entrare di qua. Quindi. Andiamo avanti. Scusate se sentite un rumore, è il mio polso. Sono messa in una posizione un po' scomoda comunque. Andiamo avanti, sempre così. Ecco, fino a finire il giro. Allora, qui ora dobbiamo fare attenzione perché abbiamo fatto 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 e 9, quindi dobbiamo fare l'ultima, che sarebbe questa. Vedete? Questa è la catenella che dovete prendere, quest'ultima. Quindi così, una e due. Un attimo, che qui non mi fa capire. Allora, una e due. Ecco, ci siamo agganciati, quindi prendiamo il filo facciamo passare l'uncinetto. Ecco qui. Ecco, abbiamo fatto due giri. Quindi rifacciamo 2 catenelle. Giriamo il lavoro. E rifacciamo sempre contando non queste di sotto, come vi ho detto prima, ma qui in mezzo, ecco, e prendendo la catenella dall'altra parte, ecco. Quindi una, due, tre. 5 6 7 8 9 9 perché 9? Perché sono una, sempre quella di sostituzione. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi io dico 9 perché non ho contato la prima, perché ho contato da qua. Quindi contando da qui sono 10, contando da qua vengono 9. Quindi contiamo da qua. Da qua siamo a 10 e dobbiamo andare sempre qui. Ecco, una e due. Girate il lavoro e rifate. Ecco, questa è la prima. Quindi una, poi due, tre, quattro. 5 6 7 8 9 e 10. Ecco qui. Così abbiamo la mezza maglia alta. Non vi preoccupate qui perché è normale che sia. Dicevo, qui sembra che ci sono dei bozzi, ma in realtà non è così, perché ho lavorato un po' largo qui. Ecco, questo è quello che vi si presenta e questo è quello che voi otterrete ogni volta che girate il lavoro, sarà così. Quindi
Se volete poi finire il lavoro, basta tagliare il filo, chiudere, cioè tagliare il filo prima e chiudere come avete fatto prima, cioè come vi ho spiegato prima, cioè tagliate il filo. Prendetelo, fatelo passare dalla catenella rimanente e chiudete. Sistematelo bene. Vi faccio vedere la differenza fra la maglia bassa, questa è la maglia bassa, e questa è la maglia mezza alta. Invece questa qui. Ecco, lo metto così, ecco. Quindi finisce qua il video e mi raccomando, esercitatevi e se vi è piaciuto mettete mi piace e arrivederci al prossimo video dove vi farò vedere invece come si fa la maglia alta. Ciao!